Occupiamo di Roma, ci occupiamo di Roma come nostra missione in ambito di Radio Città e ci occupiamo di una piazza che c'è molto cara, una piazza molto importante che è Piazza San Silvestro. Perché ce ne occupiamo? Perché c'è un piano di riqualificazione della stessa piazza che mette in disputa appunto due modi di vedere questa riqualificazione. Entrambi naturalmente condivisibili o meno, ma noi siamo a parlarne appunto con coloro i quali sono protagonisti di questa cosa. Intanto ne parliamo con Viviana Di Capua, che è responsabile dell'Associazione Abitanti del Centro Storico. Signora Di Capua, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Allora, siamo qui a parlare di riqualificazione, si può dire, di Piazza San Silvestro, un'area così importante per il centro storico? Beh, diciamo che è un progetto di riordino della piazza, dal momento che la cosa principale è quella di aver deciso di spostare il capolinea, perché in una città europea che si rispetta i capolinea non sono all'interno del centro storico della città. Quindi già questo è un passaggio abbastanza importante. Sì. Poi diciamo che la piazza chiaramente va rivisto per quello che riguarda il progetto, va rivisto per quello che riguarda l'arredo. Sono perfettamente d'accordo con chi ha trovato non assolutamente in linea le panchine, che sembrano appunto dei sarcofagi o qualcosa del simile, ma al di là di quello, parlando con l'assessore alla cultura e al centro storico, si è pensato che insomma tutto può essere modificabile. La nostra proposta è quella di fare al centro della piazza una bella fontana antica, naturalmente, con una aiuola di rispetto. Perché? Perché la piazza non ha bisogno di altri orpelli. La piazza è un'area, diverrà un'area pedonale, ma bisogna ricordare che è un'area di transito, perché abbiamo il Palazzo della Posta e sì, i palazzi delle istituzioni, quindi sì, non è certo un luogo di aggregazione. Mettere piante, alberi, per quanto gli amici verdi o Legambiente stanno discutendo, la troviamo una cosa un po', come dire, forzata, perché non è quella una piazza dove si possono inserire alberature e quant'altro. Una aiola di rispetto intorno alla fontana, per evitare che eventuali turisti ci possano andare a fare il lavaggio dei piedi, come è solito fare purtroppo soltanto a Roma. Certo. Quindi questo ci sembrava, come dire, un aspetto da portare avanti abbastanza tranquillo e sereno, senza avere conflitti di sorta. Avremmo dovuto avere con noi anche Lorenzo Parlati per metterlo in contrapposizione alle sue tesi, che è presidente di Legambiente Lazio, ma non riusciamo a contattarlo, sebbene noi si sia concordati in intervento in merito. E Lorenzo vuole gli alberi. Ecco, appunto, ecco, era proprio per contrapporvi, no, le due tesi. Ho fatto capire a Lorenzo che appunto una piazza di passaggio che diventa un'area libera dai bus già è un traguardo molto importante, però va ricordato che ci sono i palazzi dell'istituzione e sapete tutti che cosa significa quando ci sono dei palazzi dell'istituzione per qualsiasi problema di sicurezza o problematiche di manifestazioni eccetera, poi arrivano le transenne, questo, sì, certo, e quant'altro. Quindi tanto vale renderla assolutamente, come dire, accessibile e soprattutto lineare anche da un punto di vista di arredo. Ce ne sono tante di fontane all'interno dei magazzini della Roma antica, quindi sarebbe opportuno anche recuperare questo aspetto. Viene spontaneo essere d'accordo con lei, signora Di Capua, conoscendo allora molto bene, di portare avanti questa cosa. Va bene. Vi saremo sodali. Grazie intanto, grazie, dell'intervento. Grazie, buon lavoro, grazie. Grazie la signora Viviana Di Capua, responsabile Associazione Abitanti del Centro Storico.